Buonasera a tutti i colleghi. Diamo inizio al ciclo di seminari col curriculum del dottorato internazionale di studi umanistici. Dunque, un ciclo di seminari comuni a tutti i dottorandi e tutti gli indirizzi, diciamo, implicitamente presenti nel nostro dottorato. Il seminario di oggi è tenuto dal coordinatore del dottorato, il professor Pio Colonnello, che tutti conosciamo bene. Che è ordinario di filosofia teoretica e che all'insegna di quel principio di interdisciplinarità che governa questi seminari terrà una lezione, un seminario che prende l'abbrivio, prende lo spunto dalla lettura di un testo di Elderlin. Dunque, prima di cedere la parola al professor Colonnello, do la parola alla collega professoressa Romeo che introdurrà il testo poetico che sarà poi il punto di partenza del seminario. Grazie. Grazie, saluto tutti e ringrazio Pio di questa occasione di rilettura e lettura di un testo di Hölderlin che presento nei suoi tratti essenziali. Si tratta di un testo annoverabile, annoverato di fatto, tra gli inni. Nel periodo appartenente, composto in un periodo tardo, diremmo, rispetto alle precocissime composizioni di Hölderlin, e dunque dopo il 1802, che è una data che in qualche modo segna uno spartiacque anche nella biografia del poeta, che ricordo era nato nel 1770 a Laufen, non lontano da Tubinga, e a Tubinga, nel prestigioso Stift, si era formato all'insegna di una educazione prima familiare e poi intellettuale, nel collegio stesso, di forte marca luterana e che non poco naturalmente conta nella formazione non solo intellettuale, forse anche etico-esistenziale del personaggio. Questo che è un inno incompiuto, di fatto è un testo incompiuto, manca di un titolo, tanto è vero che il suo primo verso, Ora vieni fuoco, Jetzt komme Feuer, sarebbe il modo, diciamo, più filologicamente corretto di indicarlo, laddove però può dirsi un inno all'Istro, cioè al fiume Danubio, chiamato con forte evidenza col suo nome antico, col suo nome latino e greco. Che viene composto, dicevo, non molti anni dopo un inno dedicato al Reno, datato nel 1801, e in questo inno all'Istro, chiamiamolo così, o l'Istro, la fantasia lirica, lo slancio lirico di Hölderlin, si rivolge al fiume a partire da una memoria pindarica molto precisa che sta nell'Olimpica Terza di Pindaro sul mito che vedeva Eracle raccolto di fatto l'ulivo, essere venuto a ovest, a nord-ovest, a prendere l'ulivo, l'oleastro, per portarlo a Olimpia. Una struttura questa dell'inno, che anche contenutisticamente guarda al modello di Pindaro, che effettivamente trova una conferma anche in altri componimenti di Hölderlin, in particolare questo
ha una struttura di 72 versi ripartiti in strofe, uguali le prime tre di 20 versi e più breve la quarta. È merito di un grande filologo del primo Novecento aver messo insieme questa produzione spesso non rivista, non curata dopo la morte di Hölderlin e averne approntato una vera edizione critica, un filologo che si chiamava Friedrich Ellingrath. E che proprio dà una considerazione forte dell'Hölderlin, cantore della grecità, diciamo, anche in senso letterario, e di questo debito con Pindaro era partito per la sua dissertazione giovanile intorno al 1910, e poi, come dire, questa lettura di Hölderlin da questo punto di vista diventa anche la prima grande edizione critica che vede la luce nel 1916. Ellingrath di fatto, come dire, non la vide compiuta, non la poté compiere perché muore sul fronte di Verdun nel 1916. E la traduzione di cui do lettura è una traduzione che dimostra anche una cura editoriale e filologica molto, molto vigile, che è quella di Luigi Reitani, apparsa qualche anno fa nei Meridiani Mondadori. Dopo queste brevi note, do lettura del testo. Ora vieni, fuoco. Siamo ansiosi di guardare il giorno e quando la prova ha attraversato le ginocchia, si potrà sentire il grido del bosco. Ma noi cantiamo dall'Indo, giunti da lontano e dall'Alfeo. A lungo abbiamo cercato ciò che è destinato. Non si può senza ali ghermire quanto è più vicino, direttamente, e giungere dall'altra parte. Ma qui vogliamo costruire, già che i fiumi rendono fertile il paese, dove infatti crescono erbe e dove vanno gli animali a bere in estate, anche uomini vanno. Ma a questo si dà il nome di istro. Ha bella dimora, arde la fronda delle colonne e freme, selvagge si levano dritte, sovrastandosi sopra un secondo ordine, sporge di rocce il tetto. Così non mi stupisce che egli abbia invitato Ercole, splendendo da lontano fino all'Olimpo, quando per cercare l'ombra giunse dal caldo istmo, già che là erano pieni di coraggio, ma occorreva agli spiriti anche frescura. Preferì dunque venire qui, alle sorgenti e alle gialle rive, dense di aromi nell'aria e nere del bosco di pini, dove nel folto il cacciatore ama vagare nel meriggio e degli alberi resinosi dell'istro si ode la crescita, che sembra però quasi andare a ritroso. E io penso che debba venire da Oriente, molto andrebbe detto. E perché scende dritto dai monti? L'altro, il Reno, si è inclinato. Invano non si muovono i fiumi nel suolo asciutto. Ma come? Occorre un segno, non altro, semplice e schietto, per portare sole
e l'una nell'animo indivisibili e procedere di giorno e anche di notte perché con ardore i celesti si sentano a fianco l'un l'altro. Per questo anche loro sono la gioia dell'Altissimo, perché come verrebbe altrimenti quaggiù, come erta verdi sono i figli del cielo. Ma troppo paziente questo mi sembra, non abbastanza libero e quasi da beffeggiare. Infatti, quando il giorno deve iniziare nella giovinezza, quando inizia a crescere mentre un altro si spinge in alto e come un puledro morde il freno e intorno odono i venti operosi il suo fremito, questo è contento. Ma la roccia ha bisogno di fenditure e di solchi la terra. Inospitale sarebbe senza dimora, ma ciò che fa il fiume nessuno sa. Bene, ringrazio la professoressa Romeo. Diamo adesso la parola al professor Colonnello. Grazie Raffaele, della presentazione, grazie ad Alessandra Romeo. Alessandra, veramente ti ringrazio di cuore per questa interpretazione così sentita, così partecipata, un'interpretazione bellissima di questa poesia. Si vede che l'hai vissuta, ti ringrazio molto. E quindi passo subito al seminario che inaugura il ciclo di seminari del Core Curriculum, un ciclo che abbiamo pensato da tempo nell'ambito del dottorato, del nostro dottorato, e ora finalmente possiamo dare inizio a questo ciclo che è rivolto non solo ai dottorandi del primo e del secondo anno, ma a tutti i dottorandi e particolarmente, diciamo, a questa finalità di interdisciplinarità e di multidisciplinarità, di dialogo di noi docenti con i dottorandi e dei dottorandi tra loro. Il seminario di quest'oggi ha per titolo Straniero in terra patria, note su intimità e estraneità tra filosofia e letteratura. Per iniziare, vorrei rileggere con voi un topos comune nella riflessione filosofica, nella letteratura e nella psicoanalisi. La condizione di estraneità, di spaesamento, di carenza di stabili punti di orientamento, o per dirla con un pensatore contemporaneo, l'assenza di patria. Non per abbandonarci alla lusinga di ricostituire l'armonia smarrita, il principio primo, il fondamento. Siamo consapevoli che il punto d'appoggio non può più essere l'ancoraggio alla terraferma di granitiche certezze ontologiche. Cosa c'entra tutto questo con l'inno di Hölderlin, Lister? E perché mai partire proprio da questa lirica? Forse la poesia ci può suggerire un diverso e significativo punto di approdo? Viceversa, non rischiamo di restare sempre al largo della costa, azzardando avventurosi approdi, incorrendo persino in naufragi? In realtà l'inno di Hölderlin è piuttosto una traccia per rileggere questioni che il pensiero poetico fa apparire in controluce in una zona di chiaroscuro che attende di essere illuminata dalla riflessione filosofica. Nel corso della mia esposizione spero che apparirà chiaro l'intreccio tra temi poetici e filosofici cui seguiranno non rassicuranti risposte, ma ancora ulteriori interrogativi. Per iniziare, vorrei ripercorrere anzitutto alcune significative piste che conducono in un territorio comune tra filosofia, psicoanalisi e letteratura.
un territorio problematico che Freud ha definito il perturbante, che è un insieme di contrade, un incrocio di differenti itinerari. In una prima e più comune accezione, il perturbante contrassegna lo stato di turbamento, di inquietudine o ciò che è contrario a domestico, fidato, intimo, qualcosa di estraneo si insinua nell'ambito dello heim, della casa, del focolare, della dimora familiare, privandola così del carattere rassicurante che comunemente ad essa appartiene e trasformando l'ovvio e l'abituale in qualcosa di misterioso e di inafferrabile e forse di attraente, di seducente. In una prima accezione, dunque, la condizione di spaesamento si configura come un allontanarsi da, un abesse, un essere lontano che al tempo stesso un deesse, un essere privo, un'assenza che mancanza, nostalgia, perdita, un essere interdetti da ciò che silenziosamente parla nello stesso divieto del focolare domestico, luogo per eccellenza del raccoglimento e dell'intimità familiare, dotato di un duplice aspetto, lo splendere e dunque il sottrarre dall'oscurità uomini e cose e il bruciare che insieme riscalda e incenerisce. Nel saggio del 1942 sull'inno di Hölderlin, Listro, Heidegger così commenta, cito: il focolare è la sede dell'essere di casa, il luogo presso il quale stanno gli dèi del focolare. L'essenziale del focolare è però il fuoco, nella molteplicità della sua essenza, che sussiste come illuminare, rischiarare, come riscaldare, ardere. Questo fuoco è il suo luogo stabile in tutti i templi degli dèi e in tutte le sedi in cui abitano gli uomini. In quanto esso occupa un tale posto, raccoglie intorno a sé tutto ciò che viene reso proprio e tutto ciò che viene dispensato. Attraverso questo fuoco, il focolare è il fondamento permanente e il centro determinante, la sede di tutte le sedi, la sede domestica per antonomasia, in rapporto alla quale ogni cosa è presente presso e con tutte le altre, anzi è in generale. Fine della citazione. Per quanto Heidegger abbia ripreso la questione dello spaesamento in più luoghi delle sue opere, a partire da Essere e Tempo fino alla Meditazione degli anni 30 e 40 sull'essenza dell'uomo, tuttavia, una delle formulazioni più note al riguardo è la tesi sostenuta nella lettera sull'umanismo, dove appunto è l'assenza di patria ciò che contraddistingue la dimensione storico-epocale dell'uomo moderno, così che anche il ritorno a casa, il ritorno al luogo da cui ha avuto inizio il peregrinare, coinciderebbe con la stessa dimensione del peregrinare. Nondimeno, il termine Heim richiama ancora l'antica patria dell'uomo, il luogo in cui ognuno ha dimorato un tempo e che anzi la sua prima dimora. E poi altro discorso se il tema centrale della latenza dell'origine, presente tanto in Freud quanto in Heidegger, si è svolto su piani radicalmente divergenti. A riguardo concordo con chi ha giustamente osservato che la nostalgia dell'origine in Heidegger è il cono d'ombra che circonda il darsi della luce, la manifestazione originaria dell'essere e, in definitiva, lo stesso avvertimento della latenza è reso possibile dalla vicinanza all'essere in cui abita l'uomo. Mentre in Freud lo stesso tema rinvia a una perdita originaria e irreparabile, che senza preludere ad alcuna scoperta della familiarità autentica, allude al carattere irrealizzabile del desiderio umano, al suo eccesso costitutivo, vale a dire, in definitiva, all'impossibilità di superare
l'originario smarrimento dell'origine. Il riferimento a Freud non è però casuale. Infatti, un primo gruppo di esplorazioni ermeneutiche del tema dello spaesamento in Heidegger segue una pista già percorsa da Derrida nelle pagine conclusive di Spettri di Marx, laddove aveva avvicinato Freud e Heidegger sulla base del comune riferimento al perturbante, un accostamento peraltro da lui già proposto alla fine degli anni 70 in La carte postale. Più che una descrizione delle analogie, delle assonanze, dei reciproci rimandi, si tratta per Derrida di pensare le tracce, ovvero il limite tra inclusione ed esclusione, tra presenza e assenza, tra dentro e fuori, un termine medio che non è facile da definire. Da parte loro, alcuni studiosi, nel riprendere e sviluppare la traccia suggerita da Derrida, offrono un'esauriente panoramica di tutti gli aspetti che la questione del perturbante comporta, tanto nel pensiero freudiano e lacaniano, quanto nella prospettiva di Heidegger. Dopo aver messo in luce le tre diverse sfere di significato individuate da Heidegger nell'ambito del perturbante, lo spaventoso che genera terrore, ma suscita anche venerazione e rispetto, l'enorme, il potente, che si presenta come il violento, il brutale, ma anche come ciò che eccelle, infine l'insolito, lo straordinario, l'immenso, qualche studioso ha sottolineato come nel saggio del 1942 dedicato all'Istro, Heidegger privilegi indubbiamente il secondo significato, das Gewaltige, è il violento. È la traduzione dell'espressione sofoclea to deinon, presente nel coro dell'Antigone. Con il perturbante svela il carattere fondamentale di questa violenza, che consiste nell'essere gettati fuori dalla casa, nel non poter permanere in essa. Un'assonanza con il perturbante del saggio freudiano si può forse cogliere in un passaggio fondamentale, il passaggio che Heidegger lascia più implicito, quello dove sembrano in qualche modo può appartenersi dismisura e familiarità. Infatti, il perturbante non genera turbamento per la sua eccedenza, straordinarietà, enormità o per il suo carattere di novità, semmai piuttosto, cito, per il suo rimandare la sua stessa estraneità ed immensità a qualcosa che riguarda il familiare, l'inabituale, l'estraneo, l'altro, ciò che mette in scacco le nostre misure, ci inquieta. Perché ci riguarda e ci coinvolge. Interessante altresì il chiarimento della peculiare melodia temporale del perturbante. La coesistenza di durata e di istantaneità indica che nell'angoscia si produce un paradosso temporale. Uno scardinamento dei parametri usuali della temporalità, al punto che l'angoscia stessa implica un ripensamento del tempo. Lo spaesamento comporterebbe appunto la ricaduta in un evento di ripetizione, nell'incessante ritorno al nostro qui. Si tratta di un rapporto con un presente con cui non è possibile coincidere e che non è altro e che altro sia dalla fissità dell'eterno sia dalla puntualità dell'istante. In entrambi i casi, benché apparentemente opposti, vi è una identificazione piena con il presente, una totale coincidenza con esso. Peraltro, è noto come anche Freud abbia accentuato da parte sua la peculiare melodia temporale della ripetizione.
laddove la nozione della ripetizione, della Wiederholung, della coazione a ripetere, è strettamente connessa al termine trauma. Cito: sarà avvertito come elemento perturbante tutto ciò che può ricordare questa profonda coazione a ripetere. Essa appunto rimanda a un'esperienza di non padroneggiabilità, all'irruzione di un'eccedenza o, come scrive Freud in Al di là del principio di piacere, pare che la persona subisca passivamente un'esperienza sulla quale non riesce a influire, incorrendo tuttavia immancabilmente nella ripetizione dello stesso destino. Anche l'accurato confronto tra Heidegger e Freud, condotto da altri studiosi, è diretto a sottolineare soprattutto le dissonanze, dal momento che lo spaesamento nel pensiero heideggeriano, a differenza del perturbante freudiano, non rivela l'affiorare di un contenuto familiare rimosso, ma rimette l'essenza dell'uomo al cospetto del suo costitutivo mancare di dimora, si potrebbe dire della sua radicale erranza. In un'altra direzione di ricerca, il tema del perturbante, dello spaesamento, della radicale estraneità dell'esserci a se stesso, è stato oggetto di approfondite analisi in rapporto al problema heideggeriano dell'essere per la morte. La filosofia di Heidegger, è stato osservato, non pensa alla morte come l'accesso all'eternità. L'affermazione che l'anima sia straniera sulla terra, come dice un verso di Georg Trakl, che Heidegger commenta in cammino verso il linguaggio, non va intesa nel senso socratico-platonico del destino ideale dell'anima, piuttosto ciò che è straniero, e Heidegger parla di das Fremde, ein Fremdes, ciò che è straniero, è ciò che si muove alla ricerca del luogo che gli è appropriato. L'anima straniera sulla terra è alla ricerca della propria dimora, del luogo dell'abitare poetico, del costruire. Non c'è un momento in cui l'anima si anima senza ancora quale sia il motivo appartenere alla terra. Lo straniero, das Fremde, non è il maschile, qui appunto il neo, das Fremde, lo straniero è in cammino, ciò che è straniero è in cammino verso il tramonto. Un tramonto che avviene nella quiete e nel silenzio. Il perdersi, il termine heideggeriano è sich verlieren, cui il tramonto allude, non significa cadere nel vuoto e nella nientificazione. Perdersi vuol dire piuttosto, nel significato proprio della parola, dice Heidegger, staccarsi e pianamente sparire via. Questo sparire via pianamente ha il senso dell'imbrunire dell'azzurro nella sera. La sera non è la rovina, la fine, semmai la disposizione per l'inizio. Nella sera, cito, il fascio di azzurro raccoglie al fondo di sé la profondità del sacro. Dall'azzurro riluce, ma nell'oscurità che all'azzurro inserisce anche si cela il sacro. Questo permane nell'atto che si sottrae. L'azzurro è la chiarità che si cela entro l'oscurità. Fine della citazione. L'oscuro peregrinare dello straniero porta verso la terra dove l'azzurro imbrunisce nel tramonto, verso la terra della sera, a occidente, inteso come l'essenza stessa della partenza. Cito, esso non tramonta, ma permane, restando in attesa dei suoi abitanti. La terra del tramonto è passaggio all'alba del mattino, in essa celato.
Essere in cammino verso la terra della sera, verso la patria che resta in attesa dei suoi abitanti, significa poter pensare il limite al di là di ogni irrigidimento di fronte alla finitezza. Una suggestiva lettura del tema dello spesamento costituisce un centrale leitmotiv nella recente riflessione di una studiosa contemporanea, Donatella Di Cesari, sulla filosofia della migrazione. La studiosa parte da un'osservazione che suona come un paradosso. Proprio quando la terra appare una dimora familiare, i suoi abitanti, che potrebbero infine sentirsi a casa ovunque, si sentono comunque spaesati. Una condizione di estraneità, di erranza, di inquietudine, che non solo la filosofia ha descritto e concettualizzato, ma anche la poesia, come si è già osservato, ne ha fatto oggetto di riflessione, di evocazione, come manifesto tanto nei poeti amati da Heidegger, a iniziare da Elderlin, da Novalis, a Trakl, quanto in molte altre voci della poesia universale. Penso ad esempio a una celebre lirica di Giuseppe Ungaretti, Girovago. In nessuna parte di terra mi posso accasare. A ogni nuovo clima che incontro mi trovo languente che una volta già gli ero stato assuefatto e me ne stacco sempre straniero, nascendo tornato da epoche troppo vissute. Godere un solo minuto di vita iniziale, cerco un paese innocente. Magari solo nello spazio eletto ad abitazione, persino nella solitudine, nella miseria di uno spoglio tugurio o di un disadorno rifugio, può innalzarsi la fiamma di un focolare, può sprigionarsi l'esperienza singolare di un essere presso di sé, custodia del luogo presso di sé, e custodia di sé attraverso il luogo. Ma anzitutto va rimarcata l'importanza di svincolare l'abitare dall'avere, per accostarlo invece all'essere, per inscriverlo nell'esistenza e farne un esistenziale, seguendo così le tracce del celebre paragrafo 12 di Essere e Tempo, laddove l'abitare è descritto come un carattere costitutivo dell'esistenza umana, dimorante nel mondo in forme diverse, sotto svariate costellazioni storiche. Se l'esistenza non può essere intesa secondo i criteri della metafisica tradizionale, come ciò che è semplicemente presente, ma va considerata piuttosto nella sua dinamicità, nel suo continuo poter essere, come sempre statica ed eccentrica, allora il suo essere nel mondo, il suo nel, non indica semplicemente il suo posto nello spazio, lo stare dentro il mondo, implica semmai una relazione che si manifesta nel soggiornare presso il mondo, in uno stretto nesso di intimità. Ecco perché la fenomenologia dell'abitare che Heidegger delinea rappresenta una novità senza precedenti nella filosofia, ruotando intorno al tema del soggiorno, del dimorare provvisorio, del sostare fugace sulla terra. Abitare non significa dunque essere radicati saldamente alla terra natia, ma implica la consapevolezza di un soggiornare che non cade mai nell'inganno di uno stabile insediarsi nella terra, nell'inganno di una stanzialità ingenua senza cedere, d'altro canto, a un'erranza senza rotta né meta. Perciò abitare, nella dimensione speculativa che Heidegger assegna a questo termine, vuole dire sostanzialmente migrare. Per Heidegger, che pure ha presente gli echi di usi già testati
nella tradizione filosofica dell'Occidente, ovvero l'attraversamento di un limite e anche del limite estremo, come il ciceroniano migrare ex ac vita. Il migrare non designa tuttavia il soggiorno terreno dei mortali, in senso metafisico cristiano, non segna inizio e fine, ma incide nell'abitare estatico dell'esistenza, nella sua continua eccentricità, nel separarsi da se stessi, dunque in un perenne migrare. Ed eccoci al tema centrale. Un migrare che richiama lo scorrere di un fiume, che segue la traccia del commento edicheriano all'inno L'Istro di Enterli. Il riferimento è alla corrente fluviale che si incanala in un alveo che lo scava, lo plasma e tuttavia lo segue, mentre disegna tracciati, apre vie, dischiude luoghi da cui prende luce lo spazio aperto, sfoltisce la boscaglia, lasciando sorgere radure nella selva, se non addirittura contrate. Corrente vuol dire che l'abitare non può essere concepito come un essere qui, ma invece va inteso come un essere lì e oltre, dove si dirige il fiume. L'abitare statico trova il suo habitat nel fluire, dove paradossalmente essere presso di sé è già sempre essere fuori di sé, secondo la dinamica eccentrica dell'esistenza. Questo cambio di elemento dalla terra all'acqua consente a Heidegger di delineare una nuova fenomenologia dell'abitare. Si tenga presente intanto che i fiumi, il cui canto nell'evocazione poetica di Hölderlin si fonde con quello della poesia, non sono semplicemente immagini, metafore, segni che rinviano ad altro. Il fiume è espressione concreta della migrazione, Wanderung. È proprio l'aprirsi, il consolidarsi del cammino dei fiumi, i quali governano il soggiornare dell'uomo sulla terra, a strappare l'uomo dalla medietà in cui ordinariamente trascorre la sua vita, perché l'uomo sia in un centro al di fuori di sé, sia cioè eccentrico. L'essenza del passaggio, cui è dato il nome di transitorietà, determina il farsi di casa sulla terra. Questo passaggio che abbiamo, ricordiamo il termine con cui viene definito, termine tedesco, Wanderung, che è anche il titolo di un altro inno, di un'altra lirica di Hölderlin. Ci avviciniamo all'essere di casa e all'abitare se consideriamo l'essenza dei fiumi, il cui farsi di casa è la transitorietà. In un modo ancora più esplicito, il fiume è la località in cui la transitorietà compie il suo percorso. Migrare vuol dire certamente andare via. Bisogna comunque tenere presente che l'erraticità non va confusa con l'erranza, e in ciò concordo con la di Cesare. Il cammino del fiume, seguito da Hölderlin, ripercorso da Heidegger, non conduce semplicemente altrove, non va dal proprio all'estraneo, bensì dall'estraneo ritorna al proprio. La meta è Heimat, e il cammino è un farsi di casa che si dischiude solo dopo aver sostenuto la prova della più remota lontananza, sopportato il confronto con ciò che vi è di più inquietante, sino al confine estremo dell'estraneità. Già in Essere e Tempo, Heidegger aveva avvertito che il non a casa è sempre il fenomeno più originario. Abitare comporta tornare, ma tornare non implica necessariamente un ritorno. Alla separazione, già sempre richiesta nel partire, non segue il raggiungimento della meta. Cito: nel suo segreto la Heimat, la dimora patria, si sottrae, è sempre oltre,
in un altrove immemoriale. Perciò migrare è quel continuo sporgersi fuori che corrisponde al battito stesso dell'esistenza, alla sua costitutiva eccentricità. Si potrebbe dire che il movimento si dispiega in un circolo da dentro a fuori, se non fosse che dentro e fuori sono già termini di una dicotomia metafisica. Il movimento è piuttosto quello dei flutti di un fiume, nel loro vorticoso inabissarsi e riemergere. Fine della citazione. Tra i fiumi cantati da Elderlin, dal Meno al Neckar al Reno, è il corso dell'Istro che rende più perspicuo il singolare viaggio di ritorno. Istro è il nome con cui Elderlin chiama il Danubio, è il nome dato dai Greci e poi dai Romani al corso inferiore del fiume. Tuttavia, il nome esotico non è casuale. Il fiume di casa viene chiamato con un nome non familiare, ma ciò che più colpisce in questo fiume è la stranezza del suo scorrere. Sembra quasi che vada a ritroso, come appunto ha detto recitando la poesia Alessandra. Sembra quasi che vada a ritroso. I fiumi normalmente scorrono via dalla loro sorgente, ma l'Istro sembra quasi che torni indietro, che non vada avanti e non si allontani dalla sorgente, mostrando una misteriosa inclinazione verso il paese natale, verso le sue rupi incombenti, con la loro foresta di abeti. Vero è che all'Istro riesce difficile lasciare la sorgente perché abita presso l'origine. Esso abita vicino all'origine perché è tornato a casa nella località a partire dalla transitorietà in terra straniera, obbedendo così alla legge del farsi di casa in quanto legge dell'essere spaesato. In definitiva, se è l'aprirsi e il consolidarsi dei fiumi a strappare l'uomo dalla medietà in cui ordinariamente trascorre la sua vita, allora il movimento del migrare ha a che fare ab intus dall'interno con il percorso accidentato di un fiume. Migrare, fare esperienza dell'andare, vuol dire solo chi ha attraversato l'estraneo, esperendo svolte e contrasti, sostenendo la prova della più remota lontananza, può tornare davvero dal suo viaggio, mentre chi presume di essere a casa non può divenire di casa. Cito, né può avvertire nostalgia per l'Heimat. Solo chi è lontano si consuma per la patria e nell'inquietante estraneità impara a far ritorno al proprio, impara ad abitare. Figura esemplare della eccentricità di chi si protende oltre se stesso è quella di chi è capace di avventurarsi nel mare, come gli esperti naviganti che, cito, pur nel timore salpano, si separano dalle ombrose foreste della patria, fanno rotta verso l'aperto, vegliando in trepida attesa, vigilando nella notte. Ma i naviganti sono i poeti che in alto mare non perdono la rotta, anzi mantengono vigili la rotta e, passando per l'estraneo, fin dal principio, fanno già sempre ritorno al proprio. Senza però che sia mai possibile una appropriazione. Nell'epoca planetaria in cui alla inabitabilità della Terra corrisponde l'avanzare dello spesamento, ciò che va perduto non è solo e non tanto la casa o il focolare rassicurante, quanto, e questa è la conclusione, l'asilo della poesia, la sosta dalla parola dell'altro.
La solitudine cresce, il deserto cresce. Guai a chi in sé cela deserti, come canta il viandante che suole chiamarsi l'ombra di Zarathustra. Forse ciò che manca, come scrive Heidegger, è proprio l'amico di casa, lo Hausfreund, grazie al quale l'insuperabile solitudine di ognuno può abbandonarsi a condividere, senza opacità e con intimità autentica, il nostro comune destino. Vi ringrazio. Adesso vi ringrazio dell'attenzione. Aspetto che anche qualche dottorando faccia domande, sia quesiti, interrogativi, richieste di chiarimento. Non c'è nessuno che rompa il ghiaccio. Fabrizio Palombi che ha alzato la mano. Fabrizio. Fabrizio. La mia è una domanda, come dire, molto, molto circoscritta, perché io ho toccato alcune questioni di cui che sollecito nei miei interessi e volevo chiedergli in particolar modo questa panoramica molto bello, molto vasto che ha delineato, una porzione che va toccato l'inizio, cioè il parallelo fatto da Derrida tra Freud e Heidegger e gli spettri di Marx. Se volevo, non so, riprendo un attimo questa cosa e in modo più particolare, proprio particolare e interessato, se mi sa dare la pagina di questo parallelo, perché è una questione che mi sta molto a cuore. Sì. Come tu sai bene. Il Derrida, gli spettri di Marx, intendo io, spero di essere stato chiaro. Sì. Cioè, il paragone, come tu ben sai, è stato Derrida. Nelle ultime pagine di Spettri di Marx a contestare in qualche modo Freud e Heidegger, proprio per il riferimento al perturbante. Ma credo che la cosa che ti interessi è questo fatto, diciamo, che il limite tra dentro e fuori, tra presenza e assenza, tra inclusione ed esclusione, è un limite che tu hai studiato molto bene con il concetto di estinità, se non sbaglio, no? Con questo concetto in cui, diciamo, molte volte ti sei confrontato in altri scritti. Quindi, a partire proprio da questa traccia del, diciamo, di un dentro che è anche un fuori, di una presenza che è un'assenza. Del resto è questo il, diciamo, il tentativo di Derrida di pensare le tracce, insomma. Questo è il tentativo di riferirsi a una comune matrice perturbante. Però, voglio dire, non è propriamente questa la mia lettura. L'ho richiamato dal punto di vista, come dire, degli interessi che sono attorno e fanno da orizzonte a questo contesto riflessivo. Ma tu forse volevi dire anche qualche altra cosa? No, no, era proprio una domanda riguardante questo aspetto e no, infatti sono molto interessato su questa tua valorizzazione dei termini dello spaesamento, della mancanza di patria, del termine freudiano e il termine heideggeriano, che non pronuncio per carità tua e degli amici germanisti che non voglio fare inorridire con la mia pronuncia, ma è questo aspetto proprio che caratterizza la spettralità. Tra l'altro è interessante che Freud, quando parla di questa questione proprio dello spoesamento, cita anche un evento molto 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 banale, cioè il fatto che lui era in una carrozza ferroviaria, bussa il cameriere perché aveva qualcosa da chiedergli, fa per rientrare e vede poi un vecchio con una berretta
nel suo scompartimento si spaventa, poi scopre che è annientato con la sua immagine riflessa, no? Quindi questo aspetto proprio del, che tu hai sottolineato, dello spaesamento che è costitutivo della soggettività umana e che caratterizza eventi, anche e soprattutto eventi molto banali, che acquistano di colpo una connotazione inquietante e che rivela la condizione umana. Ti ringrazio molto per questo bello. Grazie a te, Patrizio, per la domanda. Grazie. Roberto, mi pare ci fosse. Per la verità se ne erano prenotati prima altri. Vedo un Domenico, allora, Sardi e poi Raffaele. Seduta, Raffaele, puoi dirigere tu la... Non ti sentiamo, Raffaele, devi aprire l'audio. Scusami, allora c'è, l'ordine è questo, Domenico Ricciardi, poi io e poi Roberto, questo è l'ordine di prenotazione che mi compare, credo che coincida con quello. Ti chiedo la cortesia, grazie mille. L'ordine di intervento. Va bene, prego. Grazie mille per la parola, volevo anch'io, se possibile. Non la vedo. Oh, sì, chiedo scusa. Non la vedo. Adesso mi vede? Sì, adesso. Ok, perfetto, grazie. Allora, la ringrazio insomma per la parola. Volevo, se è possibile, insomma, insistere un pochettino su questa questione, sul paragone, sul confronto fra Freud e Derrida tra Freud e Heidegger dal punto di vista di Derrida. Per quale motivo? Perché lei ha accentuato, se io ho ben capito, insomma, la differenza fra Freud e Heidegger, affermando che mentre in Freud il perturbante si risolve nel ritorno di un rimosso, dunque nel ritorno di ciò che è familiare, in Heidegger al contrario il perturbante ci pone di fronte all'originaria spesatezza del Dasein, dunque a un ritorno mancato. Dasein. Chiedo scusa. E tuttavia, volevo un attimino precisare, secondo l'interpretazione di Derrida in speculare su Freud, il perturbante è letto, sempre in il perturbante dal punto di vista freudiano, è letto come atesi addirittura, quindi come qualcosa che si oppone al pensiero tetico, come altro pensiero nel senso della decostruzione, quindi anche della distruzione heideggeriana, e addirittura come una trasgressione del principio di non contraddizione della dialettica hegeliana degli opposti. Però insomma l'aspetto che più mi interessa è che lei ha parlato di un ritorno senza appropriazione, quindi in realtà poi la casa non si ricostruisce, e anche Derrida parla di un'appropriazione impossibile, necessaria ma impossibile, che non avviene mai, dunque sempre spostata nell'avvenire. Ecco, le chiedo dunque di approfondire questo punto, perché mi pare che lei insomma non accetti molto il punto di vista di Derrida, eppure insomma credo ci sia un punto di carità, non l'ho detto. Accetto, per carità, non ho detto che non accetti il punto di vista di Derrida, ci mancherebbe. Certo, non dire solo che sono tre piani diversi, no? Tre diciamo configurazioni diverse dello stesso problema, della stessa problematica, per carità. Perché Derrida sono tre piani diversi, da una parte c'è Derrida, dall'altra Freud, dall'altra Heidegger. Quindi, voglio dire, c'è un accostamento da parte di Derrida di Freud e di Heidegger in questo senso, però io dico che il perturbante di Freud è altro rispetto al perturbante di Heidegger, sono due diciamo aspetti diversi della stessa problematica, no? Ma non necessariamente come il retro e il verso di un foglio, come la parte di davanti e di dietro del foglio, non necessariamente in questo senso, e nemmeno come le due facce di una stessa medaglia, perché in realtà il perturbante rivela in Freud rivela un contenuto, potremmo dire, rimosso. Perturbante freudiano è sempre qualcosa che ci rimanda al familiare, che ci inquieta, e noi cerchiamo di rimuovere questo contenuto che ci rende inquieti, che ci rende appunto turbati, però ritorna il rimosso sempre, e sempre questo affiorare di un contenuto rimosso, ma che è il contenuto familiare. In Heidegger questo perturbante ha un significato, potremmo dire, sì, manca la dimora, c'è una erranza radicale,
ma ha un significato che potremmo dire ontologico, e che Heidegger direbbe, a proposito di Freud, ontico, perché l'atteggiamento che Heidegger ha sempre tenuto nei confronti di scienze come la psicanalisi, che certamente è una scienza, è quello di considerare che questo tipo di scienze, benché nobili, benché elevate, benché altissime, questo tipo di scienze hanno a che fare con contenuti e con oggetti di indagine ontici più che ontologici. La prospettiva heideggeriana si muove su un piano, diciamo così, prettamente metafisico, distinguendo l'esistentivo dall'esistenziale. Potremmo dire che il turbamento di cui parla Freud è un turbamento esistentivo, per Heidegger, chiaramente, lo dico nella prospettiva heideggeriana, mentre il turbamento di cui parla Heidegger stesso, per lui direbbe che è un turbamento esistenziale. Insomma, in questa differenza tra ontico e ontologico, esistentivo e esistenziale, io scorgo una diversità di orientamento dei due pensatori. Ma ciò non toglie che l'interpretazione di Derrida ha fatto scuola, e né io minimamente contestavo l'interpretazione di Derrida, in questo senso. Spero di essere stato chiaro. Sì, chiarissimo, grazie. Prego. Non so poi chi c'era. Raffaele, non si sente, devi aprire il microfono. No, lo stacco perché c'è qualcuno, no, non sono io, ma lo stacco sempre perché c'è qualcuno che ha un microfono rumoroso. Allora, gli altri per cortesia. Da cui vengono rumori. Dunque. Tutti gli altri se lo chiudono così. Prego. Allora, va bene, innanzitutto c'è un sacco di stimoli per tutti noi, perché questo è il bello anche di questo tipo di letture. Sul tema, diciamo, del fiume che tu leghi al sentirsi stranieri in patria, no? Ecco, lì c'è detto appunto che il fiume di per sé, ecco, nel mondo romano è estremamente controverso. Ci sono rappresentazioni del fiume come perdita dell'identità, le metamorfosi ovidiane, no? Cioè il passaggio dall'esistenza solida, che in cui ci sono i confini dati del corpo, ha un'esistenza liquida, e invece c'è spesso il fiume come tratto identitario del territorio, cioè il fiume anche come patria. Il famoso terzo libro dell'Eneide, Andromaca ed Eleno ricostruiscono una piccola Ilio in Tracia, ricostruiscono una città con due fiumi che somigliano all'Oxanto e al Simoenta, due piccoli fiumi, cioè la cosa che fa la loro patria è quella. Quando Ausonio vuole parlare di una certa area dell'Europa resa felice, ricca e prospera, cita la Mosella, quindi c'è il fiume come perdita di identità. È molto controverso, guarda, è uscito il fiume, un libro di una studiosa americana negli ultimi anni, statunitense, sulla storia dei fiumi nella letteratura latina, ma è estremamente superficiale, la semplice giusta posizione di citazioni, e invece c'è il fiume come tratto identitario, naturalmente io vado su questo aspetto, e poi c'è il fatto che tutti i fiumi hanno una radice comune. È il luogo d'origine di fiumi in molti miti, è l'aldilà, è l'Averno. Quando c'è la discesa agli inferi del figlio di una dea, vede l'origine dei fiumi, e tutti i fiumi nell'aldilà scorrono, e i fiumi si confondono tra di loro, e tutti diventano uno. E poi c'è l'uso del fiume come terminus, cioè nel mondo romano l'uso del fiume come contenitore, come confine, come argine, no? Come argine. A tal punto che e proprio Schmitt lo mette, no, all'origine del nomos, terra,
fiumi, montagne, alberi definiscono il confine e il possesso. E quindi dentro la tua lettura io ho ritrovato echi di tutto questo mondo e di questa, noi abbiamo una difficoltà, secondo me, perché di fiumi mi sto occupando, ecco, in questo periodo, quindi è un, per una curiosa coincidenza. Noi abbiamo una difficoltà a identificare il ruolo del fiume nel mondo antico, che muta spesso col trascorrere dei secoli. Mi domando se questo dialogo, ad esempio, con la spettralità, l'evocazione della spettralità di cui faceva riferimento Fabrizio, se possa venire qualcosa dal tema dello spaesamento, se qualcosa possa venire da questo di illuminante. Scusami, avevo solo queste osservazioni e richiesta, ma questo per dirti come, cioè quello che tu dici sul sentirsi fuori, estraneo in patria, no? È un sentimento che la letteratura ha celebrato e conosciuto molte volte, no? Cioè il Signe di Baudelaire è dedicato a questo, ad essere estranei nella propria città. Il sentimento dell'estraneità nel luogo, cioè in maniera differente da quella, sempre restando però, maneggiando i testi diversamente naturalmente, cioè bordeggiando i testi di più di quanto non faccia la lettura che può dare uno studioso di filosofia. Ti ringrazio molto, Raffaele, di questo... di questo intervento, perché arricchisce sicuramente il contenuto del seminario. E certo, i fiumi nell'antichità hanno una valenza sia positiva che negativa, insomma, è chiaro, possono delimitare i confini, possono delimitare delle terre, possono chiarire di chi è la proprietà, certamente, eppure hanno un significato negativo, ma anche negli inferi, nell'Ade, come tu sai, ci sono fiumi che hanno una valenza positiva e altre una valenza meno positiva, insomma. Vero è che nella mia lettura di quest'inno di Elderlin, ciò che mi interessava, più dell'aspetto di vedere il riferimento a quale tipo di classicità, quale tipo di grecità fa riferimento a Elderlin, perché poi ci ritornerò su questo aspetto. Perché da una parte la critica si è divisa dicendo in realtà Elderlin non è Goethe, la vera grecità è stata richiamata da Goethe. E Elderlin è stato per lungo tempo, per tutto l'Ottocento, incompreso, anche in patria, anche in Germania, fino a quando finalmente, come appunto ricordava la nostra Alessandra Romeo, fino a quando non c'è stato poi un'interpretazione del 1816, Norbert von Hellingrath ha ripreso le poesie di Elderlin, ha pubblicate, eccetera, le poesie scritte tra il 1800 e il 1806, tra cui anche l'Istroche del 1803. Fino a quel tempo, diciamo, non è stato per tutto l'Ottocento più o meno incompreso, a quel punto sono iniziate due interpretazioni. La vera classicità, la vera grecità è quella richiamata da Goethe, no, è quella richiamata da Elderlin. Ma questo è un altro discorso, appunto, che su questo io ci tornerò, perché è molto interessante vedere questa duplice ermeneutica e questa duplice interpretazione della grecità attraverso questi poeti di fine Settecento, inizio Ottocento. Ma quello a cui io volevo fare riferimento soprattutto è il fatto che solo l'istro sembra ritornare alla sorgente. Dice Elderlin, sembra quasi andare a ritroso, all'indietro. Sembra andare all'indietro, ritornare alla sorgente. È strano, vero? Cioè, i fiumi vanno da monte a valle. È un adiunaton, è l'esempio classico di adiunaton nel mondo della poesia antica, è quella dell'inversione del corso dei fiumi, i fiumi che risalgono verso l'origine, proprio è l'adiunaton classico, sì, è impossibile, è vero. Appunto, cioè questa è la ripresa di Elderlin, no?
che Elden riprende questo tema per spiegare questa condizione di ritornare verso l'origine. Quale origine? Questo è il punto, l'origine. L'antica patria può essere anche il grembo materno, il grembo della madre, ritrovarsi nel grembo, desiderare di ritornare, come dice la psicanalisi, al grembo materno, l'antica patria. Oppure, come tu pensai, antiquam ex spirite et patriam. No, cercate l'antica patria. Qual è questa? Ci fu una, era ambigua la confusione. Qual è la, cercate l'antica patria. Infatti loro sbagliano. E infatti sbagliano, perché ci vuole l'antica patria? Qual è? No? Cercate l'antica patria. Anche qui. Che sbaglia, anch'io che sbaglia. Anche qui nella psicanalisi cercate, quindi è il grembo materno, è il ritorno al grembo della mamma, l'antica patria è il ritorno al focolare, è il ritorno presso di sé, è il ritorno all'uomo interiore, l'antica patria. Ma il problema non sta nel tanto qual è l'origine. Il problema forse per Elderlin, ma soprattutto per Heidegger, è come tornare, in che senso si possa andare, qual è il senso di questo migrare, diciamo, no? Perché comunque c'è un migrare, c'è un andare, c'è un andirivieni, però il punto è questo, il senso, il significato che noi possiamo dare. Una relazione tra gli enti, tra le cose, una relazione trascendentale tra gli enti. Qual è il tessuto trascendentale di questo, del significato che noi diamo al rapporto tra gli enti? Forse questo probabilmente un significato ultimo a cui Heidegger diciamo aspira nel commentare questa lirica di Elden. Però ti ringrazio perché questi due riferimenti molto dotti, molto precisi, mi sono molto utili, li ripenserò, ti ringrazio molto perché vanno nella direzione giusta, li riprendo, li ripenserò e poi te li farò vedere. Mi darai qualche altra dritta, così possiamo anche, diciamo, scrivere, posso scrivere qualcosa in nota per questo. Grazie. Grazie. Adesso c'è Roberto Bondì e poi Alessandra Romeo. Pio, intanto grazie per la lezione bella, molto, molto stimolante. Io era proprio su questo punto che toccavi da ultimo, che mi veniva in mente una cosa, cioè nel senso quando si parla appunto di spaesamento, di mancanza di patria. A me viene sempre da chiedermi questo. C'è stato mai un momento, diciamo, in cui l'uomo non si è sentito in questo modo, spaesato? Se questo, mi viene da dire di no. E se la risposta è no, mi chiedo che senso abbia porre il problema di un ritorno. Di un ritorno appunto a che cosa? Era quello che era il punto che toccavi da ultimo. E qui ti vorrei sollecitare, diciamo, non tanto come interprete di Heidegger, ma come in termini, diciamo, di filosofo teoretico quale tu sei. Cioè, la domanda che mi faccio è: si può non sentirsi spaesati dopo Galileo, dopo Leopardi, dopo Leopardi perché Galileo? Perché c'è Galileo prima? È possibile non sentirsi più in questo modo? No, certo, hai ragione. La tua domanda potremmo dire retorica, nel senso che hai già dato da solo la risposta, ovviamente, no? Cioè, la tua domanda è implicita, nella tua domanda è implicita la risposta, insomma, voglio dire. Per cui non posso non essere d'accordo con te, chiaramente, no? A parte l'interpretazione di Heidegger, a parte quello che dice Heidegger. Però il problema è appunto questo, cioè in modi diversi, in forme diverse, diciamo metafisiche, con modalità metafisiche, Heidegger dice, io credo, esattamente quello che dici tu. Perché Heidegger sta dicendo, guardate che dopo Galilei, dopo nel mondo moderno, nel mondo contemporaneo, è così, le cose stanno in questo modo. Cioè il ritorno a casa, l'essere a casa significa il viaggiare, il migrare. Vuol dire allo stesso tempo tornare a casa. Essere a casa vuol dire non essere a casa, insomma. Cioè non sentirsi a proprio agio, sentirsi a disagio. E quindi la casa, l'essere a casa, l'aimat, coincide anche con l'assenza di casa in Germania.
allo stesso tempo. Per cui è questa condizione di disagio, di stranità, è chiaro, c'è stata sempre, per carità, non si scopre ovviamente nulla di nuovo, probabilmente. Però patria e assenza di patria dicono la stessa cosa, perché narrano quella condizione esistenziale che tu appunto hai definito a partire da Galileo in poi. Ma no, tu dici, guarda, da Galileo poi le cose come stanno? Esattamente, stanno così. Cioè, probabilmente, se si guarda con occhi esistentivi quello che Heidegger dice in una chiave esistenziale, credo che Heidegger sarebbe d'accordo con te. Ma lui vuole tornare, però. Non lo facciamo tornare. Nel senso che lui vorrebbe tornare. Dove vorrebbe tornare? Lui non dice esattamente che alla fine occorre tornare. Dice un'altra cosa. Dice che in effetti la nostra condizione è quella di stare comunque in questo passaggio, che non è il passaggio della metafisica cristiana, non è il passaggio l'uomo pellegrino sulla terra e cose di questo genere, ma è questa condizione, potremmo dire, ontologica del nientificarsi, è questa condizione del sentirsi perdere, è questa condizione di non appartenere veramente e stabilmente a un contesto che ci rassicuri, che ci tranquillizzi, perché appunto non ci sono queste terraferme ontologiche che possono ormai esserci di appoggio. Ogni facile terraferma è perduta, è sprofondata come Atlantide nell'oceano. Ecco perché lui si richiama a questo significato del to deinon, il significato del presente nel coro dell'Antigone, questo perturbante come una fondamentale violenza, nel non permanere in nulla, non è il brutale soltanto, ma è questa violenza dell'esistere. È un po', diciamo così, questo continuo rimando tra l'essere e l'esserci, e questa ripresa di un chiarimento della differenza ontologica, insomma. Non so se sono stato abbastanza chiaro, Roberto, forse dovremmo ritornarci a parlare su queste cose, insomma. Ti ringrazio, però. Grazie. Ti ringrazio io. Ora c'è Alessandra Romeo, poi Luca Lupo. Volevo interpellare Pio su Heidegger, che legge Hölderlin e fa parte dall'alto del suo pensiero di quella costruzione di un Hölderlin novecentesco, e laddove nel frammento dell'inno all'Istro io vedo, così anche per inclinazione personale, immediatamente questo pindarismo risolto benissimo, perché la memoria di Pindaro è integrata, e la risposta anche a un nucleo tematico denso di cui avete già parlato, che è il migrare da dove a dove. E se l'Istro ha la caratteristica enigmatica di sembrare fermo o di andare a ritroso, in realtà con la rievocazione del mito di Ercole che va tra gli iperborei e si sposta dall'Ellade a ovest e a nord a prendere l'oleastro, l'olivo, per portarlo a Olimpia,
c'è già una assunzione, non voglio dire simbolica, ma molto connotata di significati da parte di Hölderlin di questa tematica a lui cara, che è la casa è per lui è il land des Homer, è la terra di Omero, ma questo vuol dire un movimento da occidente a oriente e che lui assume nella, naturalmente nella, nella dimensione del cantore poetante, che in quanto tale è in quanto tale perché è come dire un abitatore o un migrante in quella terra, che è la terra del, di Omero, di cui canta per esempio meravigliosamente proprio nell'inno La Migrazione, elencando luoghi che vanno dall'Asia Minore alla penisola ellenica alla Grecia insulare e dicendo io ti penso Ionia, che è un modo, starei per dire in senso alto però, sentimentale di assumere questa, che era poi una nozione che in maniera, se vuoi, più ideologica in senso poetico, beh, insomma, qualche anno prima con Schiller era venuta fuori nel, nel famoso La terra di Götter-Griechenlands, no? la poesia manifesto. In Hölderlin invece io ho questa madre, nell'inno La Migrazione si rivolge alla sua a sua madre, la Svevia, e sì, dice io voglio andare nel Caucaso, poi però torno e tornerò, perché... perché è così, insomma, questo movimento ovest-est, oriente-occidente, e credo che in questo ci sia anche forse uno dei motivi per cui nel suo tempo è stato colto meno o colto male, e forse la diatriba novecentesca, qual è la grecità più, più grecità, se quella di Goethe, quella di Hölderlin, non dico che possa avere una risposta definitiva, ma forse è la sensibilità appunto della, che è anche filologica appunto, come dicevamo, perché l'edizione di Hellingrat è anche questo, possa trovare una forma di discussione più che rende giustizia a questa grande poesia, insomma, certo, questo gesto lirico che è stato anche non sempre colto nella sua valenza, secondo me. Quindi mi incuriosiva molto questo fare di Hölderlin poi un poeta della, non so di che cosa, se della, dello spaesamento o della Heimat nazionale. Sì. Che appartiene ad altri, naturalmente, appartiene ai Georg, ai grandissimi, a tutto il pre-nazismo e anche in qualche modo al nazionalsocialismo, perché non nella sua parte ideologica. Quindi, ecco, sono riflessioni. Sì. Bene, ti ringrazio Alessandra, ti ringrazio molto, perché mi dai l'opportunità di chiarire qualcosa ancora, insomma, di qualcosa, perché giustamente tu hai richiamato questa edizione di Hellingrat, che è, appunto, apre lo spiraglio al Novecento su Hölderlin, finalmente, dimenticato, perché non c'era un'edizione di queste liriche tra il 1800 e il 1806, tra cui, appunto, abbiamo detto l'Istro del 1803. E forse in Italia... come ricezione soltanto Carducci aveva prestato interesse a Hölderlin,
in un qualche modo si richiama al verso di al modo di versificare di Hölderlin, perché nelle Odi barbare, insomma, no? Quindi soltanto Carducci, ma siamo prima del 1916, quindi voglio dire, Carducci si richiama così molto, non da un punto di vista filologico, certamente, a Hölderlin. Ma tu hai richiamato un'altra figura importante, hai richiamato Stefan Gheorghe, perché proprio Stefan Gheorghe aveva visto in Hölderlin una figura di una religiosità premessianica e aveva creato questo circolo. I membri del Georgenkreis interpretano Hölderlin in una chiave pre-nazista, lo fanno diventare uno dei principali riferimenti culturali del regime nazionalsocialista, un antisignano quasi, insomma, no? E voglio dire, lo stesso Heidegger che ha interpretato più volte Hölderlin, come tu sai, anche in quella famosa conferenza tenuta all'Istituto di Studi Germanici a Roma nel 1936, la conferenza Hölderlin e l'essenza della poesia, in cui ha definito Hölderlin il poeta dei poeti, e addirittura aveva sostenuto che Hölderlin fosse superiore in un qualche modo a Omero e a Goethe, perché lì c'è veramente l'essenza della poesia in Hölderlin. E contro questa tesi, tu sai, no? Perché c'era questa tesi dell'Ellade primitiva, il regno degli antichi, Hölderlin, poi almeno in alcuni ambienti era preferito a Goethe, e contro questa tesi si era rivolto in Italia Benedetto Croce, perché per Croce questo stava a significare, non criticava Hölderlin, ma criticava i critici di Hölderlin che favorivano il diffondersi di una malattia morale, l'Europa degli anni 30 e 40 che conosce una decadenza etica e non solo estetica e si avvia verso i regimi totalitari, il fascismo e il nazionalsocialismo. Ma non critica Hölderlin per questo, non vede in Hölderlin l'antisignano, sebbene Croce non ha inteso davvero Hölderlin, non ha compreso davvero la poesia di Hölderlin. Perché Croce scrive nel 1941, nella critica del 41, la sua rivista La Critica, scrive che quelle di Hölderlin non è che non sono poesie mal riuscite, ma essenzialmente, proprio questa è la parola di Croce, ma essenzialmente opere di qualità e natura diversa da quelle della poesia e dell'arte, e che Hölderlin non era né poeta né filosofo, perché per Croce poeta è soltanto colui che dà forma teoretica al sentimento e converte il sentimento in parola, canto e figura. E quindi invece gli scritti di Hölderlin per Croce sorgono dalla profondità oscura del sentimento e addirittura sono il documento di un'ansia, di una ricerca religiosa, di esaltazione, di smarrimento. Però questo non significa che abbia criticato, diciamo, non abbia criticato lo stravolgimento, l'interpretazione, l'errata interpretazione di Hölderlin in senso come precursore del nazionalsocialismo. E quindi una interpretazione nettamente differente, perciò la richiamo, nettamente divergente da quella di Heidegger, fino a quando, perché Croce aveva criticato anche Heidegger il discorso del rettorato del 33, come sapete bene, insomma, no? Sapete, dopo il 33 fu l'unico filosofo italiano che scrisse sulla critica che Heidegger era afflitto da una forma di teologia, di filosofia della storia e così via. Non vedeva in Heidegger, vedeva in Heidegger in quel momento, nel 33, vedeva un pericolo in qualche modo, insomma, no? Poi sappiamo che le cose sono andate diversamente. Ebbene, vorrei dire che soltanto davvero nel dopoguerra in Italia, tu lo sai bene,
Alessandro, soltanto nel dopoguerra, grazie a Giorgio Vigolo e non so, ad altri studiosi, anche voglio dire Ripellino, hanno poi valorizzato Elderlin per quello che era. Quindi, però mi volevo appunto chiarire anche questa diversa intonazione del gay di Elderlin, che viene interpretato in modi diversi a seconda anche il contesto storico-politico che tra le due guerre, diciamo così. Quindi è fatto bene a richiamare Stefan Georg, perché mi sembra che è una figura centrale, anche se non ha davvero inteso Elderlin, insomma, così di Elderlin, no? Questo è ovvio. Quindi ti ringrazio molto, e anche di questo riferimento che hai fatto alla classicità, perché hai richiamato dei testi veramente importanti, hai richiamato Pindaro, hai richiamato il mito di Eracle, hai richiamato testi che comunque io mi auguro i nostri dottorandi approfondiscano, che possano rileggere sotto la vostra guida, insomma, no? Questi testi importanti della classicità, perché sono convinto che oggi c'è bisogno davvero di un ritorno ai classici. Senza il ritorno ai classici, senza il ritorno alla lettura dei classici, la nostra cultura svanisce, la cultura umanistica svanisce. Questa è la mia convinzione, un profondo convincimento. Comunque ti ringrazio molto, Alessandra. Grazie a te. Luca Lupo. Pio, grazie per la tua lettura. Ti volevo chiedere una cosa. A proposito, all'inizio tu hai fatto un riferimento al rapporto tra perturbante e temporalità, e mi sembra che tu abbia usato l'espressione scardinamento del tempo, non sono sicuro di ricordare bene. Poi a proposito del riferimento allo spaesamento che faceva Roberto, no? E ho come l'impressione, cioè, forse Elderlin si riferisce a uno spaesamento che va ben al di là, cioè è anteriore allo spaesamento prodotto dalle grandi ferite narcisistiche di tipo cosmologico a cui faceva riferimento Roberto, cioè fa riferimento forse a uno spaesamento costitutivo, esistenziale, costitutivo dell'umano. Cioè, quando si fa riferimento al Deinon, il Deinon dell'Antigone è un Deinon che ha a che fare con la terribilità e con la straordinarietà dell'umano, che va ben oltre il riferimento alla modernità. Ecco. No, ma siamo d'accordo su questo, Luca, assolutamente. Non ho inteso preintendere, piuttosto dicevo a Roberto, ma questo forse non mi sono espresso nella maniera giusta, volevo dire appunto, questo è chiaro, insomma, che non è un riferimento, tu dicevi, però ci può essere anche una corrispondenza tra l'esistentivo e l'esistenziale, tra ciò che effettivamente si svolge nel tempo, diciamo la rivoluzione copernicana e tutto il resto, e invece questa dimensione ontologica, metafisica dello spaesamento che canta Elderlin. Ci può essere una corrispondenza tra questi due piani, no? Tra il piano esistentivo e il piano esistenziale. Non necessariamente un intreccio, un incrocio, una convergenza, non necessariamente questo, ma ci può essere una corrispondenza tra questi due piani, diciamo così, no? Per cui possono scorrere paralleli questi due fiumi, uno sotterraneo, uno a livello carsico e l'altro in superficie, però comunque hanno questo parallelismo, questo parallelo in un qualche modo. Per cui è vero, sono cose diversissime, su questo ci siamo, Luca, non ho mai inteso confondere i piani, però si può anche vedere una certa corrispondenza tra questi due aspetti, che comunque sono diversi, differenti, dissonanti tra di loro. Per quanto riguarda il fatto io parlavo di melodia temporale, cioè il fatto che l'angoscia implica un ripensamento del tempo, dico, ho parlato di uno scardinamento dei parametri della temporalità, ecco. Perché parlavo del fenomeno della Wiederholung, della ripetizione, no? Questo ripetersi, il nostro qui, cioè il fatto che ci sia
il trauma della ripetizione è connesso alla coazione a ripetere. Quante volte noi diciamo che non sbaglieremo, però torniamo a ripetere sempre lo stesso errore. E questa ripetizione però non è una ripetizione di qualcosa di nuovo, è la ripetizione di ciò che già è stato. È la ripetizione del vissuto, del già stato, che è connesso al trauma. È perciò che è avvertito come perturbante tutto ciò che ricorda la passione a ripetere. Come dice Freud, in Al di là del principio di piacere. È questo che la persona incorre immancabilmente nella ripetizione del proprio destino, ripercorre il proprio destino, ma questo ripercorrere il proprio destino non significa un riallacciarsi a ciò che è stato, perché è stato rimosso semplicemente. Tu conosci benissimo, non sto qui a dirti cosa è coazione a ripetere, perché in questo sei molto bravo, figuriamoci, insomma, se lo devo dire a te. Fatti i seminari, facciamo i seminari di filosofia e psicanalisi, per cui. Però è questo appunto il ripartimento. È un fatto che si produce in questo senso, uno scardinamento del tempo, perché non c'è un prima e un poi, è come se non ci fosse un prima e un poi, è sempre il prima che ritorna nel poi, e però il poi è anche il prima, in un certo senso. Non so se sono stato felice nella francamente. Assolutamente. No, una domanda, Alessandra, scusa, la traduzione di Mandruzzato? No, questa è la traduzione di Luigi Reitani nell'edizione... I meridiani mi ricordi come ha funzionato anche da edizione critica, revisione di tutto il già edito di Hölderlin, con revisione appunto critica, è stata anche edita in forma paperbacks. Come traduce gli ultimi due versi? Dell'istro? Sì. Adesso. No, se non è troppo complicato. No, ma ciò che fa il fiume nessuno sa. Va jener tu e der strom, questo? Sì, no, questo. Cosa faccia il fiume nessuno lo sa. Ciò che fa il fiume, sì. Nessuno sa. Ok. Beh, io scusa, posso aggiungere una cosa a quello che diceva Luca? Sì. Allora, sicuramente è giusto quello che dicevi, Luca, no? Cioè, è antecedente alle ferite narcisistiche, però considera questo, cioè noi abbiamo, dico noi in Europa, ci è stato possibile prima di quel momento parlare del tema della dignità dell'uomo e della centralità dell'uomo. Dopo quel momento noi abbiamo dovuto ridisegnarlo totalmente, l'idea, la possibilità stessa di parlare della dignità dell'uomo e della centralità dell'uomo, e quindi di conseguenza di la possibilità, diciamo, di sentirsi in qualche modo a casa. Cioè quello segna... Capisci? Quello che intendevo dire io è che quello segna veramente uno spartiacque. Sì, assoluto. Uno spartiacque. Cioè c'è un dopo che non, certo, che non potrà più essere più, non potrà essere più come prima. È un po' come il Covid, no? Il dopo non potrà essere come prima. Speriamo di no, Pio. Speriamo di no. Sì, speriamo con meno definitività. E Carlo Fanelli? Sì. Allora, intanto Pio, grazie per le suggestioni, e anche perché veramente questo percorso tra filosofia e letteratura è assolutamente suggestivo, tant'è che io, appunto, inginocchiandomi davanti ai latinisti e agli italianisti presenti, volevo evocare un altro esempio che mi è tornato all'attenzione sentendo il tuo discorso, che è quello delle epistole metriche di Petrarca, del Peregrino Subique, dove Petrarca appunto si professa straniero ovunque, straniero nella terra, no? Presentando un po' tutto quello, il discorso che faceva anche Roberto prima, cioè questa impossibilità, questo spaesamento di sentirsi a casa costantemente. Quindi un sentimento, è vero, che
risale ai tempi antichissimi, che poi appunto ritroviamo nella modernità e nella contemporaneità. Ecco, era giusto una suggestione, o non so se è una domanda, non so se vuoi dire qualcosa in relazione a questo o qualcun altro. Era giusto che mi veniva in mente questo tema di un poeta che amo particolarmente, che è Petrarca, appunto. Grazie. No, ti ringrazio anche per questo ulteriore suggerimento e arricchimento, insomma, perché vedo che in questo modo riusciamo davvero a dialogare tra noi, insomma. È un modo in cui possiamo davvero comunicare delle cose a livello più intimo, profondo, rispetto a quanto ci possa essere una comunicazione superficiale. Insomma, io spero che questi seminari possano continuare e arricchire i nostri dottorandi, perché adesso c'è una prima parte del seminario, quella che è tenuta dal relatore. E poi c'è questa seconda parte delle domande, degli interrogativi, che non è meno interessante della prima, anzi, è molto interessante, perché è un insieme di suggerimenti, di spunti, di osservazioni, che facendo generare in un qualche modo la dialettica, spronano a ulteriori indagini, a ulteriori ricerche, insomma, quindi per questo ringrazio anche te, Carlo, insomma, per questo richiamo a Petrarca, poeta pure da me molto amato. Grazie. Va bene. C'è un ultimo intervento da parte... Ecco, interviene la nostra dottoranda. O è dottore di ricerca già, Lucia, dottoressa di ricerca. Ancora è dottoranda. Non si sente, devi accendere... Dottoranda ancora. Dottoranda di Lucia Arcuri. È finalmente un dottorando che interviene, quindi meno male. Perché poi in realtà questo era quello che ci auguriamo avvenga in futuro sempre più spesso. Gli spunti sono tantissimi, mi è stato un po' difficile riordinarli, quindi chiedo scusa per la maniera rapsodica in cui esporrò. Dunque, mi pare importantissimo innanzitutto il fatto che la ricezione del pensiero di Heidegger in Francia sia soprattutto, la diffusione del pensiero sia soprattutto grazie allo studio di alcuni esuli greci sfuggiti negli anni 40 a quella che era anche la situazione di guerra civile in Grecia. Mi sto riferendo a Kustasatz e Lossa, ad esempio. La ricezione dicevi di Heidegger in Francia? Sì, mi riferisco a Kustasatz, ad esempio, che insegna alla Sorbona negli anni 60, sì. Inizio anni 70, e traduce ad esempio che cos'è la metafisica. Sì. Lo stesso Axelos compare ad esempio in una foto dell'incontro tra Lacan e Heidegger, che insomma si è avuto, ma l'aveva già incontrato in un colloquio a Serisi. E appunto sono degli esuli che diciamo si interessano al pensiero di Heidegger, dei borsisti greci che hanno dovuto lasciare la loro terra, oltre ovviamente a Mimica Kranaki e a Kostas Papagiannou, che sono meno conosciuti e i cui scritti non circolano quasi più nemmeno in Francia. Sulla questione lei ha parlato della questione del focolare in Heidegger e a seguito dell'intervento di un altro collega o uno studente, non so, mi è venuto in mente che quasi da contraltare al focolare, alla figura del focolare heideggeriano, la genere di Derrida, di cui Derrida parla nel saggio Fais-la cendre. È un saggio in cui la genere diventa appunto traccia, immagine di questa traccia / presenza. E poi mi è venuto in mente anche a proposito dello studio che abbiamo fatto nel corso che tenne quando io ero studentessa dell'abbandono, il Galassenheit di Heidegger e di quella frase che Heidegger cita di Hebel. È una frase che ho ripreso, cioè: noi siamo piante che debbono crescere radicate nella terra se vogliono fiorire nell'etere e dare i loro frutti. Mi chiedo se questo etere abbia a che fare con l'azzurro di cui parlava prima, e questo radicarsi stabile di cui appunto parla Heidegger nell'abbandono è poi qualcosa che
diciamo, diventa impossibile proprio perché questa impossibilità è data dallo spirito del tempo. La questione dello spirito del tempo cioè, mi interesserebbe perché una domanda che faccio è come agire contro questo spirito del tempo. Altra questione è la citazione che lei fa della di Cesare, proprio quando una terra appare familiare i suoi abitanti si sentono spaesati. E lei dice che questo abitare non è né risiedere né vagare, quindi mi pare che vengano escluse due categorie, chiamiamole, che di cui ha parlato ad esempio Deleuze, sono quella della sedentarietà e quella dell'erranza. Questa nuova, diciamo, questo nuovo modo di abitare diventerebbe quindi il migrare, ma questo migrare ha in sé qualcosa dell'essere apolide in senso arentiano, dell'essere del non avere patria, quindi apatride. E un'altra cosa è sulla questione del fiume. Mi ricordo che nell'Iliade, se non sbaglio, Ettore chiama suo figlio Scamandrio, che è il nome di un fiume che stava lì vicino Troia, e se pensiamo alla figura del figlio è un po' un fiume che scorre in avanti, quindi verso l'avvenire, ma anche un fiume che scorre all'indietro perché ha in sé diciamo la questione della filiazione, della discendenza. Ultima cosa e chiudo, quel che ha detto mi ha fatto pensare a un verso dell'Odissea di Kazantzakis, di cui oggi ricorre l'anniversario della nascita, e che anima, la tua patria è sempre stata il viaggio. Ci sono tantissimi versi molto, molto belli, però questo mi pare appunto ricollegarsi a quanto ha detto. Vorrei sapere insomma cosa ne pensa. Grazie. Guarda, una serie di domande, veramente diciamo sono tantissime le domande diciamo in questo tuo giustissimo interrogare, anzi è molto piacere che tu sia intervenuta, sono molti, molti gli stimoli, gli spunti, non so se riuscirò a rispondere a tutti francamente. Partiamo dal primo, che è il problema della cenere, quindi una differenza tra il focolare. Ma è lo stesso Heidegger che dice che il focolare è vivo, illumina e brucia, riscalda e generisce. Lo stesso Heidegger lo dice. Solo che è chiaro che la tonalità è diversa, perché la cenere di cui parla Derrida non è certamente la cenere del focolare che ha incenerito qualcosa all'interno dello Heim, della casa. Però per tutti questi tempi, per questo tema, ti suggerirei di leggere un bel libro che tratta molto bene questi argomenti, Il discorso e la cenere, intitolato, di Bruno Moroncini, ed è un libro che approfondisce moltissimo questa tematica. Per quanto riguarda il problema della Gelassenheit, bene, è una parola molto polisensa in Heidegger, tradotta in più modi. Generalmente, non ti vedo però, Arcuri, se ti puoi far vedere, ecco, è una parola polisensa perché è stata tradotta in più modi, generalmente viene tradotta con abbandono, ma non significa letteralmente abbandono, è quella condizione di passività, di remissività che spetta all'esserci nei confronti dell'essere, mentre da una parte dice essere ed esserci si coappartengono, volendo significare che diciamo bisogna superare l'oblio della differenza ontologica tra essere ed ente, quindi si coappartengono, cioè una relazione di intimità tra sein e dasein, tra essere ed esserci. D'altra parte però l'esserci, cioè l'uomo, diciamo l'uomo, ma Heidegger non usa questo termine, dice l'esserci, l'esistente, d'altra parte si deve mettere in ascolto, questo Gelassenheit è anche un mettersi in ascolto di ciò che l'essere dice, un essere in una condizione quasi di subalternità, di passività, ecco, di abbandono in questo senso. Quindi, diciamo, è molto complicato quel termine. Per quanto riguarda poi, tu facevi riferimento ad Hannah Arendt nel senso dell'apolide rispetto a quello che è il discorso lì,
Per Hannah Arendt siamo su un piano diverso, chiaramente, perché è un problema soprattutto, potremmo dire, nell'orizzonte della filosofia politica, non tanto, prego, nell'orizzonte di una filosofia politica, perché l'Arendt, come sai, probabilmente lo sai, è stata molto critica nei confronti di Heidegger. Non solo per le vicende esistenziali che bene conosciamo e non sto qui a rievocare, insomma, no? Ma nella vita della mente, in uno dei paragrafi conclusivi della vita della mente, dice: le ipostasi metafisiche di Nietzsche e di Heidegger, ipostasi metafisiche, si arrampicano sull'arcobaleno dei concetti, no? Questo arcobaleno dei concetti. Quindi, voglio dire, siamo su piani davvero diversi, anche se poi si sono incrociati, incontrati in altri settori, anche filosofici, per carità, non solo esistenziali, ma anche filosofici. Insomma. Senti, non ricordo le altre domande, me le puoi dire perché ne hai dette molte, insomma, quindi non ricordo le altre, a cosa ti riferivi. Allora, uno era su come vivere questo spirito del tempo che Heidegger suggerisce, di cui Heidegger parla nell'Abbandono. Poi l'altro era semplicemente uno spunto su Kazantzakis, sulla questione data dal verso di Kazantzakis: anima tua, anima, la tua patria è sempre stata il viaggio. E poi, dato che insomma ci siamo, dato che la sentivo nominare il termine planetario, se diciamo su Axelos ha qualche notizia in più, dato che in Italia se ne è occupato soltanto sentito? Dato che in Italia se ne è occupato soltanto uno studioso fino ad ora, ed è Lissa. Ma è Kostas Axelos di cui stiamo parlando? È lui? Sì. Quello sì. Che ha scritto Marx e Heidegger, giusto? Sì, sì, anche quello. È l'autore di Marx e Heidegger, del testo Marx, che in Italia che è stato pubblicato da Guida, a Napoli, direttore Guida, se non sbaglio, vero? È quello, sì. Sì. Lo conosco, sì, certo. Sì, ma mi sembra, scusami tanto, un po' restrittivo dire che la ricezione di Heidegger in Francia è stata dovuta a questi esuli, eccetera. Non direi che, diciamo, no? Ho capito male, forse, quando puoi aprire il microfono. No, mi interessava questo aspetto, cioè il fatto che il suo pensiero abbia trovato riscontro presso persone che erano anche degli esuli. Okay. Cioè è una coincidenza, però mi sembrava interessante da sì, certo, indubbiamente, anche questo. Però, voglio dire, hai fatto bene a richiamare Kostas Axelos, perché effettivamente è un pensatore che dovrebbe essere studiato. Sì, se è interessato Giuseppe Lissa, pochi altri forse, insomma qualcuno. Ma sono quei pensatori che vanno ripresi anche in rapporto all'heideggerismo. Insomma, forse perché non rientra esattamente in un gergo heideggeriano, quindi non se ne sono occupati, perché c'è anche un heideggerese in giro, c'è anche un gergo heideggeriano e così via, insomma, coloro che in qualche modo si discostano da questa coinè e che sono fuori da certe, diciamo, parafrasi linguistiche, in un qualche modo entrano anche fuori del giro delle interpretazioni. Comunque ti ringrazio molto per essere intervenuta, grazie Ercuri. Grazie a lei. Bene. Io direi, siccome non abbiamo più interventi, quindi la serata è stata comunque fruttuosa, impreziosita dall'intervento, oltre che dalla relazione, dall'intervento della nostra dottoranda di ricerca, insomma, dell'intervento di Cercuri, stato così, così dotta, ricca di stimoli, insomma, ci fa piacere che i nostri dottorandi diano questa prova. Il problema è che sono silenziosi, e silenti, insomma, e non riusciamo a estorcere loro parola, però ogni tanto ma non dovete sentirvi obbligati. Nel tempo, oggi era la prima giornata, nel tempo questi seminari sono pensati, insomma, anche per avviare un dialogo
tra il collega che fa il seminario, il professore del corso e i colleghi, ma anche i ragazzi. Quindi bisogna essere più audaci. Ecco. Lucia ha rotto il ghiaccio, vedete, ha fatto una, ha animato, diciamo, il finale di partita, per citare un testo teatrale. Va bene. Io sarei d'accordo. Allora, io ti ringrazio, ti ringraziamo tutti, è stata una bellissima serata. Grazie, Dio. Io se voglio dire questo, davvero ringrazio tutti voi, non solo per le domande, ma per l'interesse che avete mostrato per questo mio, per questa mia relazione. Si vede che, diciamo, è stato davvero un interesse autentico, per così dire, no? Eigentlich, avrebbe detto Heidegger, non un eigentlich, quindi con questa autenticità, che è un'autenticità esistentiva ed esistenziale, per richiamarlo ancora una volta, il linguaggio di Martin, con questa autenticità, che è anche segno di affetto, di amicizia, di stima, io vi ringrazio tanto perché davvero riusciamo a capirci e a dialogare. Grazie amici. Grazie a te Pio, grazie a te Pio.